Buongiorno, eccoci qua per una nuova recensione, questa volta di un prodotto che amo tantissimo. Ma prima di dirvi che cos'è, vi riconsiglio di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e cliccare sulla campanellina in modo tale da essere avvisati ogni volta che faccio un video nuovo. Ok, torniamo a noi. Se questa estate mi avete seguito sui miei canali social, specialmente su Instagram, come Viaggio da Soli, avete visto che ho usato una nuova fotocamera. Ho provato un modello che amo da morire, quindi la nuova Sony Alpha 6500. Ok, era tipo uno dei miei sogni provare questa macchina fotografica perché avevo letto tantissime recensioni positive. E quindi quando la Sony me l'ha prestata per fare le fotografie quest'estate sono stata molto molto contenta. Allora, vediamo un po' che cosa ha di nuovo questa macchina e che cosa ha di speciale. Più di 24 milioni di pixel, il che permette di avere una fotografia veramente, veramente definita. Altra cosa molto importante e innovativa è che ha schermo touch, che il modello precedente non aveva. Un punto, diciamo, che non riesco a capire perché Sony non migliori, è che lo schermo può fare solamente questi tipi di movimento, il che è ottimo se dobbiamo fotografare per esempio in condizioni di luce molto forte, perché non so, vi sarà capitato di vedere lo schermo e vedere tutto nero, e quindi specialmente con gli occhiali da sole, e quindi poter orientare lo screen è sicuramente un vantaggio infinito, soprattutto se facciamo riprese, perché io di solito quando scatto, almeno che non sia qualcosa tipo che metto la macchina fotografica sull'asfalto per fare quell'effetto che mi piace tanto, fotografo col mirino perché così vedo chiaramente i colori e le luci e non sono, diciamo, abbagliata dal sole, oppure io ho gli occhi molto sensibili, quindi lo preferisco. Però quando riprendiamo è molto più comodo avere lo schermo, perché sennò stiamo tutto il tempo così e ci viene male agli occhi. Quindi questo è sicuramente una cosa importante. Io troppo vorrei una macchina dove lo schermo si gira oppure arriva sopra, perché quando facciamo i video, quando faccio i video di me stessa come adesso, non so che cosa sta succedendo in camera. Sony, se mi ascolti, fai uno sportellino che si apre. La Sony Alpha 6500 ha un sensore davvero potentissimo che ti permette di avere circa 425 punti di messa a fuoco e il tracking della messa a fuoco. Questo vuol dire che ha una performance molto molto buona se metto a fuoco un soggetto e poi il soggetto si muove, come le foto sportive per esempio, e ti dà una velocità di scatto nel soggetto in movimento molto molto performante, quindi decisamente migliorata questa opzione. E poi ha un processore LSI che ti permette di fare fino a 307 scatti in buffer, quindi sempre appunto per le foto sportive, ad esempio di competizioni, quindi possiamo fotografare il soggetto in movimento. Personalmente l'ho usato sulle onde o sui surfisti, quindi come sapete, o forse non lo sapete, ma io quest'estate sono stata 3 mesi in Indonesia e lì ci sono delle onde molto grosse ed era molto bello poter fare tutti gli scatti di tutti i movimenti delle onde mentre si rompevano su queste meravigliose scogliere, oppure dei surfisti che facevano delle performance pazzesche che non farò mai nella vita, però erano molto belle. Un'altra cosa buonissima è che questa macchina è tropicalizzata e stabilizzata. Tropicalizzata è un vantaggio enorme, specialmente per chi come me sta spesso ai tropici, perché l'umidità tende, insomma, a rovinare molto la macchina fotografica. Di solito le reflex sono tropicalizzate, le mirrorless non lo erano, invece la Sony Alpha 6500 lo è, quindi super buono. E è molto molto stabilizzata e per chi fa video è fondamentale, quindi ti permette ovviamente di registrare fino a 4K, ma come dico sempre, se non sai montare in 4K, non registrare in 4K. Quasi sempre io scatto in manuale o riprendo in manuale, perché come dice Emiliano, che è colui il quale mi ha cercato di insegnare a fare video con scarsi risultati, bisogna sempre riprendere in manuale. Comunque ho provato anche dei vari settaggi, quindi le opzioni in automatico o i settaggi del tramonto, cose di questo tipo. Posso dire che l'opzione automatico è super performante, super performante. Riesce, specialmente sugli ISO, riesce a
cambiare, diciamo, la stabilizzazione della luce, quindi sia gli ISO, insomma, sia le varie aperture in una maniera fenomenale, quindi ha un risultato in molti casi quasi uguale a quello che fareste voi in manuale, specialmente diciamo in condizioni di luce tipo 5 del pomeriggio, quindi luce calda, o l'inizio della mattina, molto molto buono. Personalmente sui tramonti preferisco sempre scattare in manuale, perché mi piacciono degli effetti in cui si vede di più il sole, mentre la macchina in automatico tende a fare il tramonto più chiaro. Quindi anche se hai l'opzione tramonto, io preferisco sempre il manuale, anche sulle albe. Una cosa che ho visto è che quando la luce è un po' coperta, quindi quei giorni un po' londinesi direi, se lo settiamo in automatico spara leggermente sul bianco. Ad esempio quando ero ad Ubud, Bali, Ubud è quasi sempre coperto, è la Londra di Bali, ovviamente, ok, non lo so se lo sapete, ma è nella foresta, quindi ci sono tantissime palme, tantissime risaie, ma prevalentemente foresta, quindi abbiamo verde, bianco il cielo. Il contrasto era un po' troppo chiaro, cioè se scattavo in automatico mi veniva tutto troppo chiaro, quindi ho preferito scattare in manuale. Però sicuramente ha l'opzione automatica migliore che abbia provato, quindi è una qualità di colore incisivissima, una qualità di luce molto ben bilanciata, ottimo. Ed è una cosa che ve lo dico come faccio io, è interessante, perché per quanto io ami scattare in manuale, quando sono con altra gente a fare qualcosa, stare lì tutto il tempo a modificare per fare una foto non sempre è una buona opzione, mi ammazzano, quindi è buono. E soprattutto questo, quando volete farvi fare le foto perché siete da soli e avete una cascata davanti da soli, bellissimo, mettetelo in, perché mi è successo un sacco di volte quest'anno che ero in delle location stupende, ho settato io il manuale, l'ho fatto scattare a una persona che passava o qualcuno, e ovviamente magari lui ha, non so, magari ha puntato non esattamente su di me ma su qualcos'altro, e mi si è rovinata tutta la luce, quindi ho dovuto fare un sacco di editing. Quindi meglio che lo facciamo in automatico, perché la Sony sa bilanciare meglio del passante. Per altre, diciamo, peculiarità che ha la macchina, è molto molto simile al modello precedente come impostazioni, diciamo, di settaggio e di pulsanti sulla macchina, quindi molto simile all'Alfa 6003, ha un'impugnatura migliore, più ergonomica, io l'ho usata montata su questo obiettivo Zeiss stupendo, che è appunto il 1670, quindi veramente luminosissimo, molto molto performante. Eccolo qua, guardate un po', quindi bellissimo obiettivo, mi sono trovata molto bene, molto molto luminoso. Ovviamente ho anche le mie altre ottiche Sony, perché uso Sony da tanto tempo, e quindi ho anche degli obiettivi quando devo fare qualcosa di un po' più lontano. Il processore LSI ti permette, come dicevo, di avere una gamma di ISO altissima, quindi arriva fino a 25.000 di possibilità di allungamento degli ISO. La performance è molto buona, ma se volete evitare il rumore in fotografia, vi consiglio di stare su 6.500. In quel caso abbiamo un'immagine veramente, veramente nitida, quindi perfetta. Nel complesso, il mio giudizio sulla Sony Alpha 6500 è ottimo, è una macchina bellissima, leggerissima, pesa circa 450 grammi, il corpo macchina quindi pochissimo, molto pratica, la potete mettere anche nelle piccole pochette, io spesso la metto nella pochette quando esco il pomeriggio, la sera, è comodissima, diciamo veramente un'ottima macchina fotografica, un ottimo, diciamo, compromesso per chi è molto appassionato di fotografia e anche molto appassionato di video, perché in molti casi riesce ad equiparare la gamma 7 alfa 7 anche per i video, quindi ottima. Sono molto soddisfatta e moltissimo triste che la devo rimandare indietro, quindi il mio giudizio è positivo, vi consiglio di usarla, di provarla, è decisamente superiore ai modelli precedenti della alfa 6000, quindi 6000 6003, è molto molto buona.
e alla prossima recensione. Vi ricordo appunto di iscrivervi al mio canale YouTube e di seguirmi sui miei canali social, come Angele da soli, sempre.